siamo qua al Wine Festival 2017 con i signori Rocatello e De Castelli dell'eccellenza delle Langhe del Monferrato Ero Ero. Che cosa vi ha spinto al Wine Festival? Soprattutto è il primo anno questo per voi? È il primo anno, siamo qua perché è una manifestazione che ha molto interesse, stiamo lanciando questi piccoli produttori che fanno delle cose carine e semplici e con l'aiuto della Regione Piemonte riusciamo ad arrivare anche in zone che se no non saremmo potuti arrivare. Che tipologia di vini avete portato? Beh, noi abbiamo portato la tipologia di vini Langhe e Monferrato. Come al solito, siccome sono piccoli produttori, abbiamo portato i migliori della gamma, che sono Nebbiolo, Barbaresco e Barolo. Sono grandi vini, sono fatti da piccoli produttori che continuano la vecchia tradizione di farlo ancora come una volta. Oltre, tante volte sono vini un po' più duri, sono vini difficili da capire, però quella è la tradizione rispetto ai Fontana Fredda e a tutti gli altri. Come avete conosciuto il Wine Festival? Il Wine Festival perché è famoso e poi si dice che dopo la birra qui si beve anche il vino buono, quindi siamo venuti qui volentieri. Poi è una bella immagine, una bella vetrina, e quindi per vendere bisogna andare dove ci sono delle belle vetrine. Però devo dire che qua come organizzazione è perfetta, top, al top. È come il nostro Barolo, il vostro Barolo, che è il top. Perfetto, allora lo assaggeremo sicuramente. Grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata. Buon lavoro. Wine Festival 2017, non solo vino ma anche birra. Siamo qua con Matteo Bora della QK, primo anno per lui qui al Wine Festival, un'azienda marchigiana che produce birra. Noi produciamo 5 tipologie di birre, prevalentemente in stile belga, quindi Blanche, Ale, Strong Ale e Strong Lager. Cerchiamo di fare delle birre molto adatte ad essere abbinate alla ristorazione, quindi con un packaging abbastanza accattivante. Il nostro cavallo di battaglia è la Beer Blanche, che è una blanche prodotta con bucce d'arancio della Valdaso marchigiana, coriandolo autoctono del Fermano, e poi un pepe malese, pepe bianco di Sarawak. Poi produciamo una IPA, una Strong, una birra rosa, che è una birra molto particolare perché è prodotta con del malto ai frutti di bosco. E quest'anno per il Wine Festival abbiamo presentato una birra al caviale, quindi una birra su base blanche 4,7 con 2 grammi di caviale per litro, caviale Amur Royal russo, che è una novità perché è un prodotto che ancora non è stato mai messo sul mercato e che sta riscuotendo un ottimo successo perché è una birra che dà delle sensazioni di salmastro, di sapido e che benissimo si sposa alla ristorazione a base pesce. Come mai siete venuti al festival? Cosa vi ha spinto fin qua? Guarda, sinceramente siamo qui non per caso, abbiamo avuto l'onore di essere presenti perché con la nostra Beer Blanche quest'anno abbiamo vinto il Best Italian Beer, il Luppolo d'Oro, miglior birra italiana dello stile. La commissione del Wine Hunter ci ha contattato e ci ha chiesto una campionatura, noi l'abbiamo con onore inviata e oltre ad essere stati ammessi, su altre 2 birre, sulla Rosa e sull'IPA, abbiamo preso il Wine Hunter Award, il premio come birra di ottimo livello. Perfetto, allora intanto vi auguriamo un buon festival. Grazie a voi e grazie al Wine Festival per l'opportunità che ci sta dando.
Wine Festival 2017, siamo qua con Danilo e non è solamente vino ma è anche cioccolato. E cosa ci dice un attimino dell'azienda? Ma intanto siamo produttori direttamente dalle fave di cacao, quindi controlliamo tutta la filiera e siamo, diciamo, in pochi a fare questo. La nostra passione ce ne fa produrre anche di più del necessario, perché abbiamo circa 180 prodotti, uno diverso dall'altro. Abbiamo per esempio la passione, perché c'è un discorso dietro, perché praticamente contiene maca cola e peperoncino, è un energizzante, fa benissimo, anche va benissimo per la fidanzata. Poi abbiamo lo stressino contro lo stress e il vergine, ecco, questo c'è da dire qualcosa. Vergine perché? Perché è fatto con uno zucchero speciale, si chiama vergioase, ha il potere di riscaldare il corpo invece che raffreddarlo. Uno studio con la macrobiotica giapponese. Noi siamo esportatori in Giappone di 15 tonnellate di prodotto. Io sono tornato 3 giorni fa da Osaka e da Okinawa, l'isola famosa dove si vive 120 anni, e mangiano il mio cioccolato. Qui siamo proprio per presentarsi al mondo, siamo vicini all'Europa, siamo più nel centro d'Europa, quindi è una bella occasione per farsi notare. E vedete finalmente la neve per la prima volta. È la prima volta che ho visto la neve, bravissimo, sì, quello è vero. Ringraziamo allora la Vestri. Grazie. E Danilo, buon festival, buona continuazione. Allora, mi raccomando, Vestri cioccolato. Ciao. Wine Festival 2017, siamo qua dall'azienda Berlucchi e con il direttore commerciale Alessandro Ramagini. Come le sembra quest'anno il Wine Festival e voi che cosa presentate? Devo dire che il Wine Festival è sempre una grandissima manifestazione. Oramai ci abito a questo standard molto alto da tantissimi anni, più di 20 anni se non sbaglio che c'è questo evento, e quindi le aspettative sono sempre alte e devo dire che il Wine Festival le soddisfa sempre tutte. Per noi è una grandissima occasione per presentare le nostre novità, che per fortuna vengono scelte dai selezionatori. Quest'anno presentiamo il Natur 2010, quindi un millesimato non dosato, che rimane un 80% Chardonnay e 20% Pinot Nero, che rimane sui propri lieviti per almeno 5 anni, 60 mesi, quindi ancora in evoluzione. Non è una novità che presentiamo oggi, ma l'abbiamo pensata nel 2009, quindi 2009-2010, quindi siamo molto soddisfatti perché incontra molto il gusto di chi assaggia i nostri vini. Essere al Wine Festival comunque vuol dire essere nelle aziende più importanti d'Italia, quindi mancare sarebbe veramente un peccato. A livello di clientela è vero che ci sono tanti addetti al settore, quello sì, però ci sono anche tanti clienti che arrivano un po' da tutta Italia, dalla Sicilia, dalla Calabria, Puglia, Campania, da tutta l'Italia veramente, e anche qualche mercato estero interessante, quindi qui siamo vicinissimi, Germania, Austria, Svizzera, riusciamo sempre a portare, diciamo, a casa qualche cosa di importante. Perfetto, allora buona continuazione, buon lavoro e buon Wine Festival 2017. Grazie mille anche a voi. Siamo qua al Wine Festival 2017 con il consorzio del Tavoliere del Nero di Troia e col produttore di questo Wine Festival. Cosa ne pensa? Ma il Wine Festival è da sempre stata una manifestazione estremamente particolare, perché tende a mettere insieme una produzione di alta qualità. Noi siamo 4 cantine che hanno come minimo comune denominatore un vitigno a bacca rossa che viene prodotto solamente nel nord della Puglia, che è il Nero di Troia. La Puglia, che è una delle regioni a più alta produzione vinicola italiana, è prevalentemente conosciuta per il primitivo e poi in secondo luogo per il Negro Amaro. Però parliamo del sud della regione. Noi ci troviamo al nord e dobbiamo tenere presente che fra il nord e il sud ci sono più di 400 km, quindi condizioni pedoclimatiche completamente diverse, vitigni totalmente differenti e vini alla fine che si esprimono in maniera completamente diversa. Abbiamo scelto di unirci in un consorzio proprio per iniziare a promuovere questo vitigno, che non è ancora particolarmente conosciuto, ma è un vitigno estremamente interessante che dà dei vini molto particolari, di grande eleganza, di grande finezza, e che speriamo possano
trasferire al mercato e ai consumatori anche una conoscenza maggiore che non sia esclusivamente limitata, come dicevo prima, al Primitivo e al Negramaro, che sono uve che provengono dal sud della regione. Buona coltivazione, buon lavoro e buon Wine Festival 2017. Grazie mille. Festival 2017, siamo qua con Agostino Lomartire dell'azienda Colimena e Tonno. Tonno, da dove venite esattamente? Noi arriviamo dal Salento, sulla costa di Gallipoli, unica azienda pugliese dove ci distinguiamo da tutti gli altri tonni per un semplice fatto. Noi abbiamo riportato quello che era la tradizione della cottura del tonno, come facevano ma tanti anni fa i pescatori, e questo, grazie a Dio, ci sta dando grosse soddisfazioni. Noi l'unico prodotto che non peschiamo e che noi anche peschiamo è la pinna gialla, perché essendo un pesce oceanico il Mediterraneo non ne ha. È un prodotto di altissima qualità, premiati a Expo 2015 quale ambasciatore del cibo di eccellenza e premiati dall'associazione Gourmet sempre per lo stesso motivo. Perfetto, allora ringraziamo il signor Martire e buona continuazione qui. Grazie, su gentilissimi, buon lavoro a voi tutti. Siamo qua con Gianni Onorato della ditta Alma Deluxe, fanno liquori di ottima qualità. Allora, noi produciamo infusi, quindi liquori per infusione, prodotti da frutti, erbe o radici. Questi gusti hanno due particolarità. La prima è di essere delle creme senza crema, quindi all'interno non c'è né latte né panna. E la seconda invece è che sono assolutamente naturali. Quindi il prodotto non contiene altro se non alcol e il prodotto da cui viene fuori il gusto. Quest'anno il Merano Wine Festival ci ha insignito del bollino d'oro con il nostro gusto alla curcuma, al profumo di limone. Ma come questo gusto noi ne abbiamo altri che sono effettivamente complessi, tipo il peperoncino con lo zenzero e il limone, che è un gusto, sembra singolo, in realtà è in tre fasi. Si sentono il limone, il peperoncino e lo zenzero uno dietro l'altro e creano delle esplosioni di gusto molto particolari. Come questi poi ci sono degli altri gusti che ci permettono di avere insomma dei riconoscimenti abbastanza interessanti. Ad esempio la nostra liquirizia, che è il nostro cavallo di battaglia, sembrerebbe abbastanza banale, ma in realtà trattiene gusti e profumi molto particolari, molto intensi, e che ci permette di essere ormai leader nel settore dei liquori da compagnia, ecco. Perfetto, grazie. Allora buona continuazione e buon Wine Festival 2017. Grazie a voi.